Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze, vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa, ma io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Il Vangelo di questa penultima domenica, perché domenica prossima concluderemo l'anno liturgico con la solennità di Cristo Re dell'Universo, ci invita a riflettere sempre più sul punto d'arrivo, sulla meta finale verso cui tutto il mondo è chiamato a rivolgersi, e cioè quello che noi chiamiamo la fine del mondo, ma in realtà non è la fine, ma è il fine del mondo, che è il Signore, che è l'incontro definitivo con Dio. Certo, un linguaggio, quello che abbiamo ascoltato, detto apocalittico, che ci fa un po' riflettere con dei termini particolari su come potrà avvenire questo incontro tra Dio e l'uomo, su questo fine del mondo. Vedete, in ogni epoca, davanti a tante situazioni, molti nostri fratelli hanno cercato di sbandierare, di svettare la data o il tempo particolare, preciso, di questo incontro col Signore. Sarà tale giorno, sarà X giorno, eppure la risposta ce l'ha data il Signore. Il Signore ci ha detto che di questo giorno non sappiamo il momento, non sappiamo l'ora, sappiamo soltanto, conosciamo solo il come. Dagli eventi che sono stati qui registrati nella pagina evangelica, egli verrà. Certo, se qualcuno dovesse entrare per caso domenica prossima a messa, di quelle persone che non vengono mai, ascoltando questa pagina di Vangelo, ecco, sentirebbe come drammatico l'incontro col Signore. Ma devono esserci tutte queste cose, guerre, pestilenze, carestie, persecuzioni? È vero che c'è un elenco dettagliato di eventi che potrebbero precedere questo incontro col Signore, ma l'ultima parte del brano ci permette di avere fiducia, di avere sicurezza e di leggere in chiave veramente significativa questa pagina. Quando Gesù ha detto: avrete pestilenze, avrete difficoltà, sarete messi popolo contro popolo, nazione contro nazione, ma con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Allora, questa è la frase che ci permette di leggere tutta quella pagina, la perseveranza, cioè quando l'uomo nonostante tutto non si tira indietro, quando l'uomo nonostante i segni esterni pare che debbano sconfiggerlo, rimane ancorato, rimane legato al Signore. Allora, la presenza del regno di Dio come si instaura? Davanti alla bellezza dei templi? No, davanti al Tempio di Gerusalemme Gesù minaccia una sventura: non fermatevi a guardare l'esterno di questo Tempio, non rimarrà pietra su pietra. Forse che è ciò che appare che ci prepara all'incontro col Signore? No, ma ciò che ognuno di noi deve essere. Allora ci sono tre atteggiamenti che ogni cristiano davanti a questa imminente, no,
fine del mondo, fine del mondo, dovrebbe assumere. Primo, sarebbe una grande stoltezza che i cristiani considerano la fine del mondo dimenticando che essa può essere anche stanotte da un momento all'altro. Noi tante volte ritardiamo questa fine del mondo, tante volte proprio per la sua lunghezza d'attesa diciamo sì, ma verrà il Signore, ma il fatto che non conosciamo l'ora, la data e il momento ci fa vivere beati, ci fa vivere tranquilli. La Sacra Scrittura invece ci ricorda che può venire in qualsiasi momento questo incontro col Signore. Per questo l'uomo è chiamato a vivere, ad essere vigilante, non una vigilanza, lo ascolteremo nel tempo dell'Avvento, di chi ha paura, ma una vigilanza di desiderio, di chi non vede l'ora di incontrarsi con il suo Signore. Secondo rischio che potremmo correre, ma che dobbiamo eliminare, quello di considerare la fine del mondo un castigo o una oscura minaccia. Come? Noi preghiamo tante volte anche nella messa dicendo nell'attesa che si compia la beata speranza, proprio perché questo incontro con Dio ci deve dare speranza, gioia. Invece noi, a motivo del linguaggio con il quale l'abbiamo ascoltato, lo pensiamo come un castigo, come una minaccia. Terzo atteggiamento da eliminare è quell'atteggiamento distorto che ci fa pensare Dio come continuamente, come perennemente arrabbiato, per cui il Dio non è più quello che noi immaginiamo della bontà, della misericordia, ma è il Dio cattivo, il Dio disposto subito a punirti per quello che hai fatto. Questa è un'ottica sbagliata per vedere l'incontro con Dio, per vedere la fine del mondo. Questo significherebbe pensare, immaginare l'ira di Dio e non l'incontro con Dio. Quello che abbiamo ascoltato dunque diventa un annuncio non di disperazione ma di liberazione e di speranza. Gesù l'ha ripetuto più volte: non vi terrorizzate, non abbiate paura, non vi spaventate davanti a tutto questo. Ecco, dicevo come la presenza del regno di Dio è preparata dalle persecuzioni, significa da tutti quegli eventi che noi non comprendiamo, che però ci preparano a questo incontro con Dio. Ecco, anche oggi davanti a tante situazioni, le disperazioni, le malattie, le sofferenze, gli incidenti, no, le drammaticità di cui ogni giorno assistiamo, a volte ci fanno pensare: ma dov'è Dio? Ma perché Dio mi permette questa situazione? E volevo concludere questa meditazione leggendovi le parole di Papa Francesco a tal proposito. Scrive il Papa: non i trionfi, non gli applausi, non l'approvazione degli uomini, ma la persecuzione è il segno che il regno di Dio sta nascendo nel mondo. Gesù prevede per i suoi discepoli sì la prigione, la calunnia, il tradimento anche da parte dei familiari e dei migliori amici. Ma in queste situazioni difficili essi potranno essere tentati di scoraggiarsi, penseranno di aver sbagliato le scelte della loro vita, ma di una sola cosa non dubiteranno: che Dio guida gli avvenimenti della vita degli uomini e orienta i progetti di tutti al bene. Quindi nessuno di noi davanti a queste situazioni deve nemmeno prepararsi le parole che deve dire, ma deve fidarsi di Dio e dire: Signore, se io ho scelto te nella mia vita, la tua presenza mi permette di andare avanti e di non scoraggiarmi, di non tirarmi indietro.